Quanto sono buone queste caramelle! Oh, c'è in onda? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho il piacere di presentarvi un prodotto davvero interessantissimo che non può mancare assolutamente nelle tasche di ognuno di voi. Stiamo parlando del Mucher J7, un amperometro davvero molto interessante perché è USB, ha sia l'USB maschio che l'USB femmina. Ma come utilizzare questo prodotto e cosa serve? A livello pratico e non teorico, quanti milliampere o ampere per esempio esce il vostro power bank? Ad esempio, sulle specifiche di ogni power bank vi è scritto che la tensione d'uscita è 2 ampere, ma sarà così veramente? E poi il vostro Xiaomi Mi 5 ricarica veramente con la ricarica rapida, collegandolo per esempio a un caricatore della Aukey? Tutto questo potrete scoprirlo con questo prodotto che è davvero molto 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 buono. Lo potete acquistare su Amazon a circa 12,99€, è veramente veramente il top del plus ultra, ma soprattutto anche per il prezzo. Le funzioni che sono all'interno del prodotto sono davvero più svariate: quanti ampere ha ricaricato fino ad ora, quindi ad esempio avete ricaricato un telefono, potete sapere quanti ampere è stato ricaricato, ve lo dice, vi fa una sommarizzazione, vi dice anche a livello attuale quanti volt e quanti ampere sta uscendo. Per esempio, se noi dovessimo collegare il nostro Xiaomi Mi 5 a un caricatore quick charge della Aukey, vediamo, vogliamo sapere a quanti volt, soprattutto quanti ampere assorbe questo prodotto. Con questo prodotto finalmente possiamo saperlo. E inoltre, come vi ho detto, anche il power bank, possiamo sapere se sta uscendo 2 ampere oppure è un po' troppo scarico e per esempio sta uscendo a 1 ampere oppure ancora meno e allora sarà utile ricaricarlo, oppure possiamo sapere se possiamo ricaricare la nostra batteria con un determinato caricatore, perché se ci colleghiamo un caricatore il quale ricarica molto più veloce rischiamo di rovinare la batteria del nostro prodotto. Con questo prodotto finalmente sarà tutto veramente più semplice. Ve lo faccio vedere un attimino come è fatto. Qui abbiamo la parte femmina, qui abbiamo la parte maschio, abbiamo anche un adattatore per poter collegare in più flessibilità il nostro device o il nostro power bank. Inoltre possiamo testare anche l'uscita del vostro pannello solare, che ho già recensito nel canale di Alessandro Tech World, e vedere quanti milliampere finalmente sta erogando. Se non ci prendono in giro le case, beh, voi non lo potete sapere. Comprate Mucher J7. Io vi ringrazio e al prossimo video. Ciao da Alessandro Tech World.